La CISL Funzione Pubblica del Lazio presenta Report Sindacale, periodico a diffusione multicanale di informazione ed approfondimento sindacale. In questo numero, il segretario generale CISL Raffaele Bonanni parla del rilancio dell'iniziativa sindacale all'Assemblea Organizzativa CISL del Lazio del 15 e 16 ottobre scorsi. Il segretario confederale Gianni Baratta parla al report sindacale dello sciopero generale del pubblico impiego previsto per il prossimo 26 ottobre, a margine dell'RSU Day CISL Funzione Pubblica, svoltosi il 18 ottobre a Roma presso l'Auditorium Impada. Il segretario generale CISL del Lazio, Francesco Simeoni, sul rinnovo RSU e sciopero generale del pubblico impiego. In anteprima, lo spot video CISL Funzione Pubblica per le RSU 2007 nel Lazio. L'iniziativa sindacale su una cosa elementare e essenziale per loro: salario. Il salario, sia perché vogliamo utilizzare bene quello che attraverso l'accordo abbiamo ottenuto, una fortificazione secondo livello, che non sarà più ostacolato neanche da correnti sindacali storicamente contrarie, e attraverso appunto un'azione del genere daremo sfogo alle vicende salariali, naturalmente, voi sapete come ragioniamo, non un salario a prescindere, ma un salario legato alla produttività. E questo riguarda il privato come il pubblico. Noi non abbiamo l'opinione che il salario viene come la manna dal cielo, viene attraverso una maggiore ricchezza che si crea. E io spero che, perché dobbiamo parlare chiaro, dirlo chiaramente cosa pensiamo, io spero che quando taluni di noi dicono più salario dà più produttività, vogliamo lavorare meglio e di più per avere più salario, queste poche parole siano accolte da noi come parole di buonsenso, ma anche di grande forza, in un momento in cui il buonsenso sembra essere smarrito intorno a noi. E quindi vogliamo impegnarci su questo. Ma il salario può aumentare non solo dall'azione salariale. Il salario aumenta anche per effetto di un abbassamento delle tasse sul lavoro dipendente, dei pensionati, che noi perseguiremo. Perché noi oggi abbiamo bassi salari e alte tasse sui bassi salari. E questo a noi non va bene. E lo diciamo con molta forza. E abbiamo già deciso di fare questo. Il 26 è una data importante per lo sciopero generale del pubblico impiego. Con questa iniziativa le federazioni di categoria, ma CGIL e CISL UIL, intendono porre all'attenzione dell'opinione pubblica e del governo il tema del rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione. 3,5 milioni di lavoratori che non hanno allo Stato il finanziamento nella finanziaria per i rinnovi a partire dal 2008. Ma la cosa ancora più grave è che più della metà, quasi l'80% dei lavoratori della pubblica amministrazione non hanno ancora chiuso il contratto per il periodo 2006-2007. La scelta di essere presenti con i tre segretari generali è una scelta che identifica una questione contrattuale nel Paese a partire dal settore più grande, 3,5 milioni di lavoratori della pubblica amministrazione. È una scelta che avrà anche un seguito, perché nelle prossime settimane, dopo lo sciopero, ci sarà una manifestazione importante in Italia per il fisco, per restituire ai lavoratori dipendenti una parte del fisco, e subito dopo porremo all'attenzione i termini di una vertenza ancora più grande di tutti i rinnovi dei contratti nazionali, quasi 10 milioni di lavoratori che sono senza contratti, e di questo la parte relativa al pubblico impiego è uno dei pezzi più importanti. Noi abbiamo certamente grandi sfide davanti. Ma quando parliamo di sfide, è chiaro che non possiamo dimenticare l'azione contrattuale che svolgono sul territorio le nostre federazioni. Potrei dire adesso di iniziative che riguardano, ormai con immediata scadenza, la nostra funzione pubblica. Il 26 ci sarà probabilmente, anzi quasi sicuramente, lo sciopero proclamato unitariamente, ma
Tanti altri potrebbero essere gli esempi e i riferimenti che io posso fare in questa occasione. Ci sarà prossimamente il rinnovo delle RS1 e il pubblico impiego. Non sottovalutiamo questi appuntamenti. Sono appuntamenti ai quali noi dobbiamo arrivare con la determinazione di un'organizzazione che si stringe tutta per raggiungere questo obiettivo. Non siamo noi un'organizzazione di categorie o di settori impermeabili l'uno all'altro. Ciò che fa bene a un settore fa bene anche agli altri. È chiaro che ci aspetta un periodo di straordinario impegno. Ci sono sfide straordinarie. È un impegno che riguarda tutti, che non può vederci relegati in un ambito individuale né settoriale. È un impegno che deve essere presente, convinto, perché soltanto dalla convinzione e dalla determinazione noi riusciremo a produrre un'organizzazione ancor più rappresentativa, forte, attuale, come Raffaele Bonanni ci ha detto di volere nel suo intervento che ha fatto questa mattina. 9 al 22 novembre i lavoratori dei comparti Stato, Parastato, Sanità, Autonomie Locali saranno chiamati ad eleggere le proprie rappresentanze sindacali unitarie per garantire a se stessi e ai cittadini tutele e servizi di qualità. Il futuro costruiamolo insieme. Vota CISL Funzione Pubblica. Perché se tu sei solo un lavoratore, noi siamo solo un sindacato.